tappa del tuo viaggio. Ma come? Non sarò più il guerriero dragone? Diventerai guida spirituale della Valle della Pace. Pace interiore. Pace interiore. Togli i tuoi mari dai miei monti! Bambù, per favore. Bambù in pace. Con soia e sesamo, mi piace. Ma no, dai, così non funziona. Il primo film era chiaramente Karate Kid. Gli altri due, questo quarto, secondo te a che film potremmo associarli? Ma io in questo Kung Fu Panda 4 ci ho visto l'Odissea, pensa a te, sono addirittura arrivato a questo classico. Il ritorno, l'abbandonare l'armatura, le battaglie, tornare a casa e lasciare spazio agli altri per le loro battaglie, ecco, lui credo abbia fatto le sue. Dato che Kung Fu Panda è una saga in cui si parla di insegnamenti, che cosa ti ha insegnato poi dopo quattro film, che non sono pochi? Mi ha insegnato tantissimo, lui fa delle sue debolezze un punto di forza, l'entusiasmo nell'affrontare le cose, il sognare anche oltre le possibilità, la tenacia, la bontà, la gentilezza d'animo, il cuore fanciullo, insomma ci sono tantissimi insegnamenti su tanti livelli, ecco. Questo quarto, qualcosa di particolare? Beh, fare un passo indietro, lasciare spazio, che non è facile, lasciare il proprio spazio a qualcun altro, è un passo difficile, soprattutto in questo paese, nessuno vuole mollare. Diventare più una guida spirituale, più che un guerriero di calci e pugni, come dice lui, insomma, sono tanti anche in questi, ecco. A proposito, questo film parla di eredità, sì. Poi in realtà è ancora giovane, come se avesse, no, lo vediamo, imparato l'altro ieri, tutto sì. Quello che ha imparato, però già parla di eredità, già pensa a un suo successore in questo sì. Film. Tu già ti chiedi, anche se sei ancora giovane, insomma, dai, in questo ambiente già ha una tua eredità, ha i possibili seguaci, come sì. Dire. Intanto grazie per il giovane, ma sono giovane in Italia, diciamo, in qualsiasi altro paese sarei un vecchio. Io ho fatto del mio lavoro l'espressione di me stesso, quindi sono così, diciamo, autentico, non sono né bravo né non bravo, io sono io, ecco, quindi non, è una misura che non ha un paragone e quindi non ho un erede nel senso che dovrebbe essere me, però ci saranno degli eredi a modo loro, nella radio, nei libri, nei film che faccio, ecco, quello sì, però non credo che ci sia un nuovo me, me lo auguro anche per lui più che altro. È una curiosità da dietro le quinte, dopo i turni di doppiaggio ti veniva mai voglia di ravioli al vapore o di cibo cinese? Sì, io li mangio spesso perché mi piacciono, abito vicino in un posto dove li fanno molto buoni e sì, devo dire che in quei giorni ne ho mangiati di più perché ovviamente vedendoli non vedevo l'ora di andare a mangiarli. Okay. E dopo quattro film possiamo dire che l'animale guida è un panda? Il tuo animale guida? Il mio animale guida, nella mia vita vera no, però sicuramente lui è stato una guida, sì. Okay. Nella vita vera un altro animale? I miei animali guida sono cambiati negli anni, non sono gli stessi. E fino a poco tempo fa eravamo arrivati alla tigre, okay. E adesso ne sta arrivando uno nuovo. Che non possiamo dire. Nel Kung Fu Panda 5 te lo dico. Ah, ok, vabbè, così ti sei già assicurato. Esatto. Un sequel, mi piace. E a proposito di sequel della DreamWorks, un crossover che ti piacerebbe vedere tra Kung Fu Panda e un altro film DreamWorks o uno spin-off da Kung Fu Panda su qualche personaggio che non sia Pong? No, mi piacerebbe un film su Maestro Shifu, cioè uno spin-off di Maestro Shifu, cioè la sua vita, anche da come ha iniziato lui, perché c'è un po' di storia del suo percorso, che aveva un amico che poi è diventato un nemico, insomma che ricorda un po' come i personaggi classici anche di altri film. E quindi sì, la sua vita mi piacerebbe, perché comunque è il Kung Fu Panda, diciamo, più avanti, quindi per vedere cosa mi deve aspettare da Po dovrei vedere la vita di Maestro Shifu. Jin Story, insomma. Sì, sì. Perfetto. Sì. Grazie mille. Grazie a te. Ciao. Skadoosh. Stai indietro. Ora mi gonfio di botte. Yo, Lensa! Yo, Lensa!